tutti. Mi chiedo se sia normale riuscire a battere il virus e cercare poi un altro modo per stare male. Hanno detto in TV che la guerra è cominciata, che la gente soffre in una terra desolata. E io capisco, pur essendo un bambino, che per bombe e fucili non esiste un vaccino, che per l'odio e il rancore non c'è medicina e per salvarsi non basta la mascherina. Ma ciò che non capisco, ciò che non comprendo è perché siano gli uomini a governare il mondo. Potevano farlo i cani, gli uccelli, i gatti pelosi, ma anche i lupi e gli animali pericolosi, perché nessuno di loro né in guerra né in pace farebbe del male dietro se stessa specie. Alzo gli occhi al cielo sereno e stupendo, ma è lo stesso cielo di quei bambini che stanno fuggendo. E allora vieni qui, dolce colomba, prendi un po' del mio cioccolato e lancialo come una bomba. Su quel soldato che sta per colpire, sono certo che lo farà addolcire. Su quella mamma che ha freddo il cuore, sono certo che le darà calore. Su quel papà che è solo là fuori, sono certo che ricorderà i suoi cari. E non dimenticare quel bambino che avrà circa l'età mia, che parla un'altra lingua ma è goloso alla follia, perché torni presto gioia e vita in ogni angolo del nostro pianeta. A Rita Perucchini chiediamo com'è stata l'organizzazione di questa serata così speciale che c'è stata qui a Cavaglio d'Agogna questa sera. E appunto la ricchezza di questo spettacolo. Ma noi come biblioteca abbiamo già pensato l'anno scorso, infatti abbiamo fatto la prima edizione di questo spettacolo, perché mi era venuto in mente di fare una cosa un po' particolare, non sempre le solite cene, eccetera, eccetera, eccetera. E poi per far vedere anche alla gente che ci sono degli artisti anche in un piccolo paese, no? Per cui l'anno scorso, come quest'anno, abbiamo cercato di raggruppare, cioè, paesi limitrofi anche, perché c'è Bogogno e Barengo. E che devo dire, quest'anno abbiamo fatto, ho pensato di fare la serata sulla pace, e per cui abbiamo cercato le canzoni adeguate e i vari temi, e la seconda parte abbiamo fatto sulla violenza sulle donne, perché comunque al 25 di novembre è diciamo che è la giornata della violenza sulle donne. E io sono contenta perché c'era tanta gente questa sera. Era il 1971, c'era il Vietnam, c'erano le prime manifestazioni studentesche e dei lavoratori, c'erano le battaglie femministe, il razzismo e i conflitti religiosi. John Lennon esce con un brano che è il suo invito ad un mondo senza divisioni. Nasce così Imagine, cantato per noi dalla nostra Letizia Gabbiani. La gente senza dei e senza più l'inferno, il cielo sopra di noi. Immagina che il mondo sia dell'umanità. Immagina. Ora Maria Sole Twin in una solo di ballo di cui ha curato personalmente la coreografia, accompagnata al sax dalla sua mamma Franca Vanolo, sulle note di un brano del 1985 dal quale emerge l'importanza di un messaggio universale fatto di fratellanza, di pace, scritto da Michael Jackson e Lionel Richie. Per voi, We Are The World. Nella musica spicca un gruppo noto per i suoi ideali pacifisti. Parliamo dei Beatles. Il primo brano che andremo ad ascoltare è uno dei loro pezzi
composto solo per questa occasione e suonato proprio dal nostro quartetto. Cantante Angelo Zoia. Le bombe non ti ascoltano, ma questa guerra non mi cambierà mai. Adesso Maria Sole, l'avete già conosciuta, e Sofia Pastore. Il motto della scuola dove studiano è Siamo tutti musica. E proprio con la musica, a poco più di un mese dal Santo Natale, mese di festa, di amore, di serenità, le nostre ragazze vogliono lasciarvi un augurio, che questo spirito non sia solo per Natale, ma sia vivo tutto l'anno, affinché nel mondo tutti si possa tornare ad essere solo pace e musica. E ora continuiamo dal coro della Scala di Milano, direttamente qui a Cavaglio d'Agonia, Valeria Mattacchini, accompagnata al pianoforte da Antonella Zwin, ci faranno ascoltare Chi vuol la zingarella. Chi vuol la zingarella? Grazie, poi quest'anno ho voluto anche inserire due brani di lirica che pensavo fosse un po' una cosa strana per un paesino, invece da come ho capito è piaciuta, insomma, è piaciuta. Sono state tante cose, sì. Tante arti messe sì. Insieme e tanti giovani. Certo. Sono tanti giovani. Certo, se non sono contenta. Adesso stanotte forse dormirò. Ho bevuto più del normale, qualche volta mi sono ubriacato. Ma non ho mai corso il rischio di essere violentato. Sono un uomo. In vita mia raramente ho sentito di un uomo ubriaco violentato da una donna. Forse il problema non è essere ubriaco, ma essere donna. Ho camminato spesso a petto nudo, in pantaloncini e in canottiera, ma non ho mai corso il rischio di essere violentato. Sono un uomo. Forse il problema non è come mi vesto, ma se sei donna, beh, te la sei cercata. Quante volte mi sono appartato con qualche ragazza, ma se non mi andava di andare oltre, nessuno mi ha mai costretto. Sono un uomo. Forse il problema allora non è appartarsi, ma se sei donna, beh, te la sei cercata. Sono uscito con gruppi di 3-4 amiche, ma non ho mai subito violenza di gruppo. Sono un uomo. E allora da uomo mi chiedo, quando è che una donna e un uomo potranno vivere liberamente allo stesso modo? Donne piccole come stelle, che qualcuno le vuole bene. Donna solo qualche giorno, poi ti trattano come un porno. Donne piccole violentate, molte quelle delle borgate. Ma quegli uomini sono tu, quelli che come muli, donna come la quadrimare. Lei inizia la scuola di danza all'età di 3 anni, già vincitrice quest'anno del concorso nazionale di Vercelli in danza
Si aggiudica al concorso internazionale Primavera Viendanzando la borsa di studio per la DAO, Dance at Work di Firenze. E al concorso Novara Dance Experience viene ammessa all'Accademia del Balletto di Monaco di Baviera. Oggi per noi, con la variazione originale del terzo atto River, La figlia del faraone, Chiara Schadding.